sentite immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani milanese, Mary Barbara Tolusso, che è mia concittadina di nascita, pordenonese, ma vive tra Trieste e Milano, dove lavora come giornalista, Giovanna Frene, che è di Asolo, vive e lavora tra Padova e Treviso, se non erro, che non è molto lontana da dove è la sede della casa editrice, e Amos Mattio, che è di Milano, lavora con la Casa della Poesia. Due parole giusto di rito su chi era Samuele Editore, insomma, che ha organizzato questa serata. Noi siamo una casa editrice nata nel 2008, ci occupiamo specificatamente di poesia. Cerchiamo di proporre la poesia emergente, ma non solo. Cerchiamo di proporre gli autori che consideriamo attraverso una scelta, perché un editore questo fa una scelta di proposizione agli altri, dicendo questa è poesia. E adesso rispondo subito a una domanda che giustamente mi è stata posta e che anche voi probabilmente vorrete pormi. Io sono Samuele Editore, ma qui a questo tavolo con me non c'è nessun autore che ha pubblicato con la Samuele Editore. Perché? Perché questo momento di crisi nazionale, crisi economica, crisi internazionale, ha dei forti momenti di cambiamento proprio in questi giorni. E l'editoria è proprio colta, crea questi piccoli cambiamenti. Una volta gli autori erano soli nella proposizione dei loro testi, l'editore semplicemente pubblicava, stampava, faceva un po' di distribuzione, al limite una presentazione e poi chi si è visto, si è visto. Una sorta di anomalia, diciamo, nel mondo, perché altrove gli editori sono molto più presenti anche a livello legale, insomma. Adesso però gli editori stanno arrivando, si stanno ponendo sul fronte. Un esempio fra tutti, il premio Camaiore, che è uno dei maggiori premi italiani, che è anche una sezione proposta da cui vengono molti nomi noti, insomma, oggi, che ha la premiazione 14, sabato o domenica prossimi, e che non ha invitato solo gli autori, ma ha invitato anche gli editori, proprio per trasformare il libro in una sorta di comunione di intenti tra autori ed editori. Io ho voluto immaginare per questa serata un passettino in più. C'è un editore che si fa anche promotore culturale, aggregatore in qualche modo, anche perché in effetti il lavoro dell'editore è curare i contatti. A questo tavolo ci sono persone che io non ho pubblicato ma ho conosciuto nel mio percorso editoriale. Alcuni hanno fatto i miei libri, altri li ricevono, li leggono, fanno le recensioni. Per cui mi passo interessante mettere in gioco non soltanto la Salma Editore, ma questa idea anche nuova, cioè di uscire dallo stretto limite editoriale commerciale per promuovere ciò che è la poesia, per portare avanti un'idea. E in questo percorso, questa sera, ripeto, mi accompagneranno questi 5 autori, 5 autori sicuramente
interessanti, particolari. Cinque autori che sono molto, hanno un'identità forte. Avere oggi in poesia un'identità, essere riconoscibili, è una delle cose che probabilmente è più riuscita nella poesia. Il poeta vero è colui che riesce a essere ricordato non solo per quello che dice, anche per il suo stile, anche per la sua voce, come riesce a essere identificativo al massimo. Cinque autori su questo tavolo lo sono, in maniera molto differente tra di loro. Io dovrei introdurre subito gli autori sostanzialmente con una piccola carrellata delle biografie, giusto due parole per non rubare troppe parole agli autori. Abbiamo Ottavo Rossani, che è poeta, scrittore, pittore anche, che ha fatto mostre personali collettive non solo in Italia ma anche all'estero, e giornalista. Giornalista che poi mette questo suo sguardo da cronista nella poesia, uno sguardo da cronista vissuto per molti anni. Abbiamo viaggi, abbiamo interviste in tutto il mondo, particolarmente in America Latina. Come poeta ha pubblicato diversi libri e un romanzo. Avremo poi Mary Barbara Drusso, ho già detto che è una giornalista, anche lei. Ha pubblicato due volumi di poesie e collabora con l'Almanacco dello Specchio ed è in giuria di molti premi, molti concorsi. Anche lei ha pubblicato un romanzo, L'Imbalsamatrice. Amos Mattio, che mi è quasi coetaneo, insomma, milanese, collabora il segretario della Casa della Poesia, ha pubblicato anche lui due volumi di poesia, quindi non abbiamo alcun esordiente qui. Compare nella nuovissima poesia italiana di Mondadori e nell'Almanacco dello Specchio, Sonia Gentili, alla mia destra, è una ricercatrice di letteratura italiana alla Sapienza di Roma. Anche lei ha pubblicato un precedente volume di poesia, è presente in diverse antologie e ha vinto il premio San Novaro. In ultima, ma non ultima, Giovanna Freme, come dicevo, di Asolo, insegnante, ha pubblicato diversi libri di poesia, un numero cospicuo di libri in Italia e all'estero. È presente in diverse antologie, tra cui, tra le altre, Parole plurale, di qualche anno fa ormai, erano 64 poeti, e Nuovi poeti italiani, a cura di Paolo Zublena, di quest'anno, sostanzialmente. Giovanna Rosalin, quindi ho sbagliato io, sì, perché Zublena è il tuo prefattore del nuovo Il Nome degli Affetti. Io partirei come era nelle biografie dei libri, mi farò aiutare proprio da questi libri. Ottavio Rossani ha pubblicato, e oggi presentiamo, Riti di seduzione. Come dicevo, Ottavio è un giornalista, e la sua poesia è uno sguardo alla realtà. È uno sguardo attraverso una metaforica finestra poetica, uno sguardo che non si limita solamente a ciò che si vede qui e ora, ma è capace di guardare il mondo, è capace di guardare anche quelle dinamiche che poi il giornalista negli anni, il giornalista che poi va a vedere anche le guerre, va a vedere anche le colpe degli uomini, riesce a creare un occhio particolare che nella poesia diventa comprensione del male degli uomini. E c'è un dato molto particolare in questo libro, perché il male, che può essere la guerra grande o piccola che sia, perché si parlano proprio anche di guerre grandi o piccole, viene quasi equiparato a quei piccoli delitti, il piccolo far male. Ci sono dei ragazzi che mozzano le code delle lucertole. E tutto questo con una sorta di pessimismo, talvolta rivestito di ironia, ma con un disorientamento di fronte a un male, ciò che è un male umano, Ottavio fa da poeta un'operazione interessante. Dico da poeta perché io sono profondamente convinto che il poeta è prima di tutto un uomo.
Proprio per essere in questo libro cerca la felicità, cerca una luce che va in contraddizione poi con ciò che si vede, con il male che si vede nel mondo, a livello sia di guerra, a livello anche di quotidianità. Ciononostante, il desiderio forte, immane, di trovare una positività in questo emerge tutto e diventa in qualche modo incontro difficile. Ci sono nel libro piccole storie, micro storie di colpe nella quale poi chi ha fatto la colpa, chi ha commesso il delitto, cerca redenzione. Una fra tutte, giusto per dire, far capire perché sono identificanti queste voci, ricordo proprio così a braccio un uomo che rompe il braccio di una ragazza e poi va a fare l'elemosina, e l'elemosina su in quel momento è più grande del solito, quindi una sorta di redenzione, ma ancora carica della colpa. Uno sguardo al mondo che ritroviamo anche in Willy Bartolo Russo, nel Il freddo e il crudele. Un libro che è come se fosse una collezione di pensieri intimi, senza pensi, pensieri onesti, pensieri che non vogliono nascondere nulla, pensieri che vanno a scavare, in qualche modo però di una studiosa, almeno a me è parso, poi sarà Mary Barbara a dire se è così o non è così, a me è parso, di una studiosa chiusa nel suo studiolo che guarda il mondo. Guarda Trieste, Trieste è presente, molto presente, guarda gli uomini, vive le sue vite, ma quando poi va a scrivere questi testi si sente una voce interiore enorme, immensa, che ha una caratteristica particolare. Vede i drammi della vita, ma non si lascia spaventare da questi. Mary Barbara, io sono convinto, è prima di tutto da persona capace di una grande ironia, anche di un sarcasmo, è capace di sferzate accumulate, di freccette alla vita, alle persone, toglie il velo di ipocrisia che c'è nelle persone, che c'è nelle cose, andando a guardare ciò che è. Infatti ci sono delle piccole definizioni interessanti in Mary Barbara Russo. Una fra queste che mi ha colpito e mi voglio leggere dice: è un quadro orribile, ma è una storia bellissima. E quindi è la realtà tale e quale, che poi si ritrova, come dice anche il prefatore, nello stile. La forma di Mary Barbara è estremamente secca e cruda. Non cerca alcuna dolcezza perché non ce n'è bisogno, ma non va neanche ad esplorare le tragedie. Perché Mary Barbara, a differenza poi di altri che sentiremo oggi, non è poeticamente e neanche umanamente spaventata dalle cose. Non ci sono drammi enormi, non c'è nulla che finisce. L'unica tragedia probabilmente sarà, perché non è, sarà la morte, ma tutto ciò che è, anche nel momento in cui è orribile. C'è, con il lessico orribile, anche un'altra poesia che adesso abbraccio, così ricordo, dice: è meglio chiudere la tenda prima che Trieste diventi troppo orribile. Ma nonostante le cose siano orribili, mantengono una loro vivibilità, che poi è lo sguardo ironico e sarcastico, ma estremamente attento, competente nella vita, nella sua quotidianità. Amo smantillo con il vizio di sistema, per tale capello che è una ricostruzione di una casa editrice che è stata molto molto importante, adesso vediamo sul campo come si comporterà la prego di Ancona. Amos a me passa, a me è piaciuto molto leggere, anche perché si avvicina poi alla poesia che io personalmente amo. Amos ha una poetica più morbida rispetto a quella degli altri autori. Amos parte in questi testi con un viaggio che parte nella natura. Se poi pensiamo a un contesto milanese, insomma, parliamo di una campagna, di terra, parliamo di animali, acquisisce un significato particolare. Questo è il viaggio nei testi, ma un viaggio veramente di corsa, spesso, molto, molto spesso. Amos dice di essere, parla di treni. In una poesia, la poesia si chiude dicendo: da questo treno non si può scendere.
Non c'è modo di scendere e fermarsi da questo treno in corsa. Questo treno che in qualche modo fa vedere tutto. Tutto viene visto. E tutto viene visto, ma viene anche visto la contraddizione che c'è nelle cose. In un mondo che corre, che va avanti, una vita, un'esistenza che va avanti, c'è questo vizio di sistema, le cose che si bloccano. Forse che non finiscono, però che non riescono a queste contraddizioni della vita, che il prefatore qua in Bandella dice che è un'inadeguatezza dell'uomo alla vita. A me è parso, questa era una domanda che mi piacerà fare a Ramos, a me è parso un essere inadeguata la vita a se stessa, come caratteristica intrinseca della vita, nella quale Ramos cerca un incontro. E c'è una cosa molto bella, vi ho detto che mi è piaciuto particolarmente questo libro, nell'ultimo testo c'è il motivo, c'è un oggetto che fa in qualche modo incontrare tutto, ed è un testimone. Voi sapete che nella corsa con il testimone, insomma, ci sono questi corridori che si passano il testimone l'uno all'altro. E la poesia in effetti dice che la vita va avanti, prende corpo e va avanti. Adesso se vi leggo proprio i versi, se riesco a ritrovarli. Rintocca e un'altra ora è passata, attese e morte più vicine, e la vita prepara il testimone e corre. A me questa immagine del testimone mi è valsa il libro, perché in effetti se ci pensate, in una realtà, in una cosa in cui ci sono delle cose che non vanno in realtà avanti, che sono il vizio del sistema, cos'è il traguardo? Non arriva nei corridoi, arriva il testimone, e il testimone diventa l'elemento che unifica, trova l'accordo con tutto, non solo nello spazio, non solo nei problemi di ora, ma anche nel tempo. E il tempo è un'altra costante, è un altro elemento molto importante in Amos. È un tempo che ritorna, c'è un sasso ad esempio sul mare che sembra nuovo, ma è lì da millenni, ma di questo parlerà molto meglio Amos. Sogni aggettivi con parola naturale, che già dal titolo si capisce essere particolarmente intellettuale come culme. Qui siamo completamente fuori dalla quotidianità. Non esiste quotidianità nelle poesie di Sonia Gentili. Esiste una ricerca di pensiero, una ricerca filosofica che anche qua mi faccio aiutare dal prefatore, e io vengo, ora dice essere mossa da un'ossessione. E in realtà sì, i poeti spesso sono mossi da ossessione, ma, e qua devo dire che mi faccio un po' facile anche perché conosco Sonia, perché anche io come editore l'ho pubblicata. No, non è psicopatica. Perché un'ossessione c'è un contrasto, c'è un'oppressione. Il libro, non a caso, si apre con una frase estremamente simbolica. Un muro è un muro, e la stessa poesia si chiude così. E la vendetta del sogno contro il muro è il canto, un vecchio specchio caro ad Ulisse ed ai miei occhi ciechi. Quindi parliamo di un sogno, un'immaginazione in qualche modo, che si contrappone al muro che è un muro, una realtà, un'esistenza che poi viene tutta trascorsa in questi testi che si muovono anche attraverso differenti lingue. Abbiamo non solo l'italiano, ma anche il francese, addirittura il latino. Un movimento che cerca di trovare soluzione a una sorta di oscurità dell'esistenza, che è la mente, che è la razionalità che coglie, che si contrappone dal sogno. E sogno, in Sogni Gentili, è una sorta di forza vitale enorme. Una forza di vitale che poi diventa anche, ha delle attinenze con la materia epica. Infatti una delle cose che so e che mi piacciono più di questo libro è un piccolo libro dentro il libro che parla del Minotauro, quando parliamo di epica, che sarà poi l'apertura dei barba naturali, probabilmente, insomma, questo mi dirà se ho ragione o meno. Perché il libro in effetti si risolve con una sorta di fallimento, nel senso che le ultime parole, sono assurdite, ma in realtà sono convinto che sia così,
Le ultime parole del libro sono: e per amore dell'ultima nota, la nuvoletta è un allegro pentagramma. Sono versi che sembra dicono una sorta di luminosità, una sorta di slancio riuscito. Il titolo di questa poesia è Profumo, ok? Favola d'infanzia. Solo una favola dell'infanzia, un qualcosa di trascorso, di passato, che non riesce in qualche modo a competere contro il muro dell'esistenza oscura, in cui poi ci sono diversi fallimenti. Si passa a livello di stile da Aristotele, per arrivare poi, ed è molto importante, al leone leopardiano, quindi un qualcosa che mangia l'uomo. C'è un verso che dice: un Dio che ci ha sconfitto, ma in tutto questo resta la tensione, la pulsione vivante della donna, dell'uomo, dell'essere umano, che cerca una sorta di immaginazione che sia anche conoscenza, contro una conoscenza invece opprimente, che è la conoscenza della realtà. E infine, abbiamo poi, lascerò la parola insomma agli autori, Giovanna Frene con Il noto e il nuovo. In realtà questo libro di Transeuropa ha un allegato anche, questo lo dico come piccola cornice, un CD, perché Transeuropa con questa collana di quaderni allega dei CD, che tra l'altro sono molto belli, fa un'operazione di accompagnamento questa parte editrice, una cosa da sentire assolutamente, una cosa che poi in qualche modo forse un poco stride con il libro di cui adesso vi parlerò, perché Il nome del nuovo un po' similmente all'operazione che Sonia Gentili fa con Barba Naturalia, è un libro estremamente intellettualistico. È una poesia di pensiero, come Zudena dice in prefazione, ed è un libro complesso, difficile, anche perché ha un obiettivo, una missione assolutamente alta, ostica, potremmo dire, e cioè quella di capire cos'è il male dell'uomo, capire cos'è il potere, cos'è la storia dell'uomo. A differenza però di Sonia Gentili, anche Giovanna Frene si scontra contro una realtà opprimente in cui l'uomo in qualche modo fallisce, ma a differenza di Sonia, Giovanna va a mettere, a immergere le sue mani nella storia. C'è ogni presente il nazismo, ci sono le storie degli uomini. Giovanna Frene ha la grandissima capacità di riuscire a guardare negli occhi degli uomini, anche se sono morti, attraverso degli scritti e delle testimonianze, attraverso anche le loro colpe, oppure le ceneri, viene detto proprio nelle poesie. Una poesia che va letta più volte, quella di Giovanna Frene, perché Giovanna non vuole, non ha l'obiettivo primario di farsi capire. Giovanna Frene ha un obiettivo di conoscenza, cerca di capire cos'è l'uomo. Parte da un grande padre letterario che è Zanzotto, e io lo colgo proprio per sottolineare quanto Giovanna Frene cerchi una sorta di fedele, non nel linguaggio, ma nell'uomo. E purtroppo, bisogna dire, anche se probabilmente è estremamente vero, questo fedele dell'uomo, in qualche modo il male, la guerra. E in questo libro, che ha anche una componente etica, non è la colpa, non è soltanto il fare del male, però anche il manipolare la realtà, manipolare la verità, trovare le giustificazioni. In realtà è così, chiudo insomma, una cosa che a me pare luminosa in un libro che parla di oscurità è appunto lo stile, la conformazione di questa poesia, che ricorda molto il poemetto eliotiano, è un collage di citazioni molto spesso. Ma nel momento in cui un autore, un'autrice, va a prendere citazioni altrui, riconosce a queste citazioni una verità. E sapete che dire qualche cosa, dire una verità, vuol dire averla compresa. E aver compreso una verità, quindi poterla ripetere, usufruirla di nuovo, è comunque un dato positivo, è comunque una luce, anche se poi la materia compresa è oscura. E con questo chiuderei insomma queste mie piccole note sui libri, giusto per darvi un'impressione. E vorrei delle domande agli autori,
che sono solamente dei piccoli stimoli, insomma, partirei con Ottavio Rossani. Ottavio, la tua è una poesia come cronaca del mondo, ma nella quale il poeta dice quello che pensa. Sinceramente non so come rispondere a questa domanda, probabilmente è come dici tu, non lo so, non ho mai fatto una riflessione di questo genere. Devo dire che non mi pongo nemmeno quel problema, nel senso che scrivo una poesia secondo le direttrici della mia sensibilità, poi se è una cronistoria del mondo, se è una ricerca del male, se è qualcos'altro che attiene più ai sentimenti, sinceramente non può per me dirlo, però nell'elaborazione di questi versi che prendono un tempo che va, insomma, un tempo di una ventina d'anni, perché sono proprio più di meno, diciamo, non l'ho scritto, no? Vabbè, comunque sono gli ultimi 20 anni di lavoro poetico che ho messo insieme in 3 sezioni diverse. Una prima sezione che è più problematica, soprattutto riferita alle strutture della convivenza civile. Detto così però sembrerebbe quasi una poesia saggistica, in realtà non credo che sia tale. È una poesia che, partendo da un lirismo di fondo, tuttavia diventa in qualche modo dubitativa, diventa piena di interrogativi, ma anche tenta ogni volta una proiezione verso il futuro, verso qualcosa che ancora dovrà accadere. Ora, se il mondo è fatto di guerre, orrori, prevaricazioni, dolori, sofferenze, aggressività di diverso genere, vuol dire che i rapporti tra gli uomini, tra uomini e donne, tra popoli, non hanno ancora trovato una vera soluzione. Convivere è senza dubbio l'arte più difficile che esiste nell'esperienza umana. È difficile convivere tra due persone, a maggior ragione credo che sia ancora più complicata la convivenza, quella che io chiamo convivenza civile. In fondo la vita di un popolo è fondata su degli accordi non scritti, sono anche scritti, ma voglio dire sono degli accordi non esplicitamente dichiarati che dovrebbero costruirsi e confermarsi giorno per giorno. Ma guarda caso, questa concordia che dovrebbe essere naturale, che dovrebbe essere comunque nel cuore delle persone, fatalmente trova sempre degli ostacoli. Abbiamo le testimonianze di questi giorni che sono veramente ormai tragiche e non si trova la soluzione. Qualcuno addirittura pensa che in fondo probabilmente la natura dell'uomo è proprio questa, cioè quella di essere un animale aggressivo, votato alla violenza. Non ci sarà mai una soluzione diversa. La pace che viene invocata a più livelli da diverse situazioni di potere e di non potere. Questa pace probabilmente non la vedremo mai. Questo è il fondamento del mio pessimismo. Però
dietro questo pessimismo che spesso però mi porta anche a fare dell'ironia, seppure leggera, seppure tra le righe, secondo me sopravvive, almeno per quanto mi riguarda e almeno per come è il mio augurio riferito a tutti gli umani, secondo me persiste, continua, prospera in qualche modo l'attesa di un'età migliore e quindi di conseguenza di una società migliore. Questo forse è il senso del mio lavoro. Non so se questo nasce dal mio essere stato ed essere giornalista. Questo certamente io non lo posso rinnegare, ma io non faccio poesia perché sono giornalista, perché lo sono stato. Certamente aver fatto questo lavoro mi ha permesso di avere degli sguardi, come dire, più lontani e più approfonditi nell'analisi della realtà umana e soprattutto l'analisi del rapporto tra l'uomo e il mondo in cui vive. Non si può dimenticare che viviamo in un mondo assolutamente inquinato, non possiamo dimenticare che viviamo in un mondo incivile. Quando noi parliamo di civiltà e parliamo di ere delle varie civiltà, noi diciamo delle cose che sono delle convenzioni, sono delle cose. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani, immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani,
immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti. Perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani.
vedete immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare. Sono qui in territorio milanese, noi siamo del Friuli di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare. Sono qui in territorio milanese, noi siamo del Friuli di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare. Sono qui in territorio milanese, noi siamo del Friuli di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani.
immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani.
immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti. Perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani, immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani, immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani,
sentite immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti. Perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani, immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani, immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani,
immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani.
vedete immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani.
riuscite immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani. Immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri, gli autori che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani.
sentite immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani, immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani, immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani,
bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani, immagino abbastanza bene. Dunque, buonasera, benvenuti a questo evento che è promosso dal Circolo della Stampa e dalla Samuele Editore, dal titolo 5 libri, 5 volumi. Perché proprio 5? 5 perché è un numero che racchiude in qualche modo un senso antologico, è una raccolta in questo momento di libri. 5 però non è un numero enorme, non si perdono gli autori e soprattutto non si perdono i testi. In maniera, devo dire, anche intelligente, perché è stato poi Ottavio Rossani a scegliere questo titolo. Ottavio è stata la prima persona che ha colto, diciamo, uno stimolo acerbo che la Samuele Editore, che io rappresento, ha voluto lanciare, insomma, qui in territorio milanese. Noi siamo del Friuli, di Pordenone. Ha voluto coglierlo sottolineando appunto libri prima dei poeti, perché i poeti ciò che fanno è la poesia, i libri, e rimangono questi i soggetti. Oggi noi parleremo di libri. Gli autori, che sono Sonia Gentili da Roma, Ottavio Rossani,